Ritorna l'appuntamento con Un'estate da Belvedere. Dal 15 giugno al 15 settembre 2023, il complesso monumentale del Belvedere di Selleucio a Caserta coniugherà storia ed arte sotto la direzione artistica di Massimo Vecchione, in collaborazione con il Comune di Caserta ed il patrocinio della provincia di Caserta. Tante le novità di questo partenariato tra istituzioni ed enti dello spettacolo. Prima tra tutti il rivedere molte cose, quali una scontistica biglietti per la visita al setificio Di e maggior interesse prevede coinvolgimento 16 dell'economia locale. appuntamenti in 2 mesi, per un cartellone importante con una miriade di servizi aggiuntivi anche per i bambini. Parcheggio e navette gratuite saranno un servizio in surplus garantito agli spettatori, messi a disposizione dall'amministrazione comunale. Esordio della kermesse il 15 giugno con l'artista Peppe Iodice. Fuori programma il 5 settembre il concerto di Stefano Bollani. Come tutti i festival, questo avrà momenti di popolarità ma anche di riflessione culturale. Tantissimi biglietti venduti fuori dalla campagna, stimolando così il turismo regionale. Tra gli artisti presenti in rassegna, oltre a Peppe Iodice, anche Francesco Cicchella, Pachi ed SLF, Edoardo Bennato, Massimiliano Gallo, Jethro Tull, Steven Hackett, Forza Venite Gente, Rosa Chemical, Jimmy Sax, Biagio Izzo, ancora Ernia, Maurizio Casagrande, Nino D'Angelo, Rocco Papaleo e Gigi Finizio. E ho avuto molte più soddisfazioni di tutte le trasmissioni nazionali che ho fatto, ne ho fatte negli anni, ho fatto anche cose sette, cosa verdi in zucca. Uno sta facendo vedere, non so che diventa zucca, si fa proprio di scena, cioè. Però quindi è successa questa cosa meravigliosa, è diventato un fenomeno trasversale perché io ho fatto per la prima volta una trasmissione in cui avevo la libertà di dire e fare tutto quello che mi passava per la testa, che avevo voglia di fare in un periodo difficilissimo, che era quello del Covid. Quindi io dicevo tutto quello che pensavo e di solito messa in rassegna, cioè, insomma, per quello che ho detto. Invece ha avuto un successo veramente meraviglioso, per cui questo spettacolo, questa trasmissione è diventato poi uno spettacolo teatrale, uno spettacolo estivo in cui tutto il cast del Peppy Night sarà con me in questa festa meravigliosa. Ci sarà in scena con me, come sempre, Francesco Mastandrea, che è anche il regista dello spettacolo, che è questo signore che dorme sulla sedia in seconda fila perché fa trasmissioni radiofoniche in cinema di no. Artisti presenti, sia Peppe Iodice, sia Francesco Cicchella e naturalmente è inutile nascondere che ringrazio Massimo Vecchione perché sta credendo molto e tanto a questi eventi su al Belvedere. È una sfida che abbiamo iniziato nel 2016 quando sono diventato sindaco. Mi auguro che quando finirò sì, di fare l'amministratore, continui questa iniziativa, continui questi eventi perché questo la possono diventare una possibilità per la nostra terra di creare sinergie sia sotto l'aspetto turistico sia anche con le altre attività. Gli eventi non sono solo per fare piacere, ma per fare economia. Che rappresentano poi i miei cavalli di battaglia, le nuove parodie di Ultimo, appunto, di Achille Lauro, ma non solo, anche vecchi amori come Michael Bublé, e poi insomma soprattutto c'è il Francesco, io lo chiamo smascherato, nel senso che poi chi viene a conoscermi a teatro, a vedermi magari per la prima volta, ha modo di capire poi chi c'è dietro le maschere di tutti questi personaggi, per cui ci sono tantissimi numeri musicali dove la musica si sposa sempre con la comicità e una camera.
Ho visto un paio di infarni all'aborto. So che vedermi così ti impressiona. Prima in classifica ma non mi importa. Mi sento l'ultimo come persona. L'ultima volta che ho fatto un pronostico è andata a finire che mi sono arreso. Sai che detesto che ci ti l'oroscopo, ma non sai quanto con me ci abbia preso. Ti prego abbassa la voce. O da sta casa ci cacciano proprio. Ormai nemmeno facciamo l'amore. Direi piuttosto che facciamo l'odio. Ora ti sento distante. Io schifo il mondo e tu guardi. Cercavo una verità. Thank you.